Mamma ti sa da scegliere con un animale. Mamma tu sta? Sta fuori. Papà? Non si scegliere da fuori. Non si scegliere. Ma si scegliere mamma. Sei la piccola che gran caffè di dare. Ha fatto la morenza a Gambrini. E per forza, cacco, ora mi dicevo che col caffè che facciamo noi non è buono. Aspetta, non che la facciamo noi. La facciamo voi, che la fa mamma. Già, la se fosse con voi, avessi morire, ci moriva. Avessi morire, ma onestamente. Povera voi, che generazione sbagliata. Papà, state zitto. Se lo avesse, la classe dirigente, se l'asse detta, allora sì, invece sai come si dice? Arrogo tu, arrogo pure si salvi di voi. No, io sono qui in questa casa, tu non arrogo. Vengo per dire. E ma che non mi ha addosso? Papà, questo mangia lui. Ma non è il mio mio. Ma non è giusto, vuoi mangiare il sera? Oh, tu lo vuoi, ma ricordo, e i miei, e tu si salvi di poco. No, ma la vaga non c'è niente in questa casa. Io vado a scuola. Ora vai solo tu. Aspetta, ma ti accompagna Amedeo. No, non vi preoccupate, nonna Francesca mi sta aspettando, ma accompagnessa. Ma sei sicuro? Sì. Donna Mari, buongiorno. E tendo pure coraggio e mi dice il buongiorno. E vabbè, allora non vi dico, faccio finta non vorrei. Donna Ma, calmatevi. Non mi calmo, perché tu, quando andavi in una fascia via, ti vogliamo una tazza di caffè, lui frisco, una vestigiata vecchia perché la scegli delle figlie. Caffè, poi, in caffè, tu si mette sul regato. Ui, faccia verde, fava sempre che era. Ti imparaste a chi lo portavo caffè, a me, tu avessi portato pure tu, e ora fai la mezza di Romino. Donna Ma, calmatevi, lasciate stare. Ma che resta, la mente tu è venuto il caffè e vabbè, se il caffè non faccio più indo, faccio fa più manca a te. È stata perdere a nomine, Vincenza capisce, si può tutto oggi combino servizio. Donna Ma, capito combinato, che l'uomo certamente manco fa dei guardie. Ma scusa, donna Papponè, non ce l'ha visto la ritta. Effettivamente, avete fatto però il buono. Niente, donna Lucina mia. Ma si viene non avere un certamente un aumento. Io mi piglio con l'aumento. Ma senza nessun interesse da parte mia. Sino che la maronna non mi facesse più pure a marito. Buona giornata. Statevi bene. Donna Maria, tu accompagnate a Rituccio a scuola. Ma com'è bella che la fiera vostra. Ma come parla bene. A chi vuoi bene tu? A mamma. Ma come un'adorazione che c'ha per la madre? E papà che è? È fesso. Ma non c'è un baraggio, c'è un malavaro. Nanzini, come se avesse pigliato Nanzini, ha fatto proprio una canzone. Papà è fesso. Ma papà non è fesso, è un po' costumato. C'è come quando non è la guerra, a capo la aiutava giù. Amedeo! Amedeo! Si pronto? Aspetta, mo pigliano sotto il caffè. Mi l'hai già pigliata, tu Vicenzo, io mezza lire meno. E tu piglia della tua Vicenzo. Il caffè vostro, è tutto non da vostro, l'ha già detto pure a esso. Amici mia. Buongiorno. Buongiorno signori, ho capello sotto, ho pigliato fresco. Sì, grazie. Stanotte non ho chiuso occhio. Stanotte bomba l'hanno manata. Uè, ma chi sta cominciando a fuoco? Complimento, donna Ma, stamattina è diritto. Che sta zucchero che mi cercaste? E che sta cioccolato? Che sta poi a rastinagliando? Tutto viene giusto 3.500 lire. Vedete, donna Ma, lo si vende quello che è, capirete? Ma come, vi dare la proprietà? Ho portato questo orecchino di mia moglie. E lasciate 1.000. Volete dare la roba? E come no, questo è padrone. Grazie e buongiorno. Ho capito una cosa, ma tu non te lo manco un soldo.
T'ha zitto tanto voto che non è roba mia, non busco niente. E allora lui come va? Ha così gli occhi celesti con l'orto del mare. Il lato notturno è due quintali di caffè. E donna Mario mi ha fatto piacere. Non è lì. Voi mi facete male. Quanto le miso. Sotto il letto, secondo me sarà tutto caffè. Ma vi ripeto, l'uomo sta rubando da casa. E quando faccerà la porta mia? Non mi preoccupate, soldi in mano a voi non ne voglio. Quando la volete piazzata, si toglie la spesa iniziale, è l'utile, è roba vostra. Gennà, buongiorno. Che dici? Amo, ti amo a questa situazione. Io ti dico che se fosse un ministro, non so di quale l'amo. Amo, ti subito a questa situazione. Ma secondo voi, perché manca roba? La roba non manca. Sta tutto coso. Secondo voi, perché si fanno le guerre? Sentimmo, perché? Per far sperare a roba. Il mio disegno di legge, se ci avessi voi 5 capito. Fateci sentire questo disegno di legge. Ci vorrebbero mesi, anni ed anni. Ma una cosa svelta non si può fare. Don Gennaro, non tenga pazienza. Dunque. A così sono le cose. Don Gennaro, non ci capite niente. E se tu avessi capito, non ci trovassi ma così inguaiato. È vero, non ha Sofia. Eppure dite bene, Don Gennaro. Buongiorno, devo fare una denuncia. Decido pure a me. Brigadier, casa sape, a guerra è guerra, ma che le case c'erano in certi vasci. Non avesse a succedere. Sentite, parlare chiaro per piacere, che non tengo tempo a perdere. Sì, parlo chiaro, chiarissimo. La signora Maria Giovine, non solo si è messa a vedere il caffè da casa, ma si è messa a fare una contrabbando, con l'aiuto del marito, si capisce? Ah, ma che mi dite? La vita gli arresta, subito. Non vi preoccupate, se come riuscite voi entro stasera, marito e moglie saranno in galera. Ma è sicuro? Come no? Ma vi ricordo, c'è tutta la funzione che non vede nessuno. No, no, è impossibile, Sofia è sicuro. Voi vorrete venire. Agilità così, donna mamma. Cucca! Thank you.
trasito, sono corazzato americano, trasito, faccio da un paese. Uscire, magari, vedere il sole, sentire l'aria fresca sul viso. Beh, a posto sta là, vedere una frangina. Sì, un giro, ma come fate a non capire? Voi mi prendete in giro, sa? Io non prendo in giro, non ho nessuno. Io sono ebreo. Oh, signore mio, non capisco queste cose. Tu mi denunzi. Io non ti denuncio. Tu vuoi vendere la mia pelle. A me ne basta manco pagare. Non mi denunciare, non mi denunciare. Donna ma, guardate che bello di legarne. Cristo, o facciamo a brodo, o visto buio? No, ma mi sono tenuto in matavano. Come? Se tu è bellissimo ci ha invitato pure a mia zia. Gesù c'è come sta? Se mi dispiace, la tengo un ciò poco a buono. A già salita? E quando stai con una là che si sta pieno. E sta per gli altri, duro. Io vado a accusare questa casa. Permettete? Buongiorno, donna ma. Buongiorno. Maria Angela è pronta? È giusto che stavo stendo, ma dove è la cristura? Ci andiamo a fare una passeggiata. State partendo questi passeggiati, piccerini. Ad esempio, scusa la gente come la figlia della Crista. Chi è? E perché non si fa conoscere? No, è tanto un buon giovane. Non sa parla buon italiano e si mette a scuola a lui. Chi l'ha studiato certamente ha da fare tutto il suo, ha il cappello tutto pronto, si presenta da qui per chiedere la mano proprio a Maria Rosaria. Chi il giorno faceva amore prima con me, per conoscere a Maria Rosaria e ricetto che le piacevo più assai, tua frenna più nice, il rispondetto, ok, il buon ricetto. C'è una frenna mia, tu non c'è un frendo tuo? Isto curtare, così abbiamo fatto, quattro frend e quattro frende. Sì, mio frendo mio nuovo piace, curto. A che ora torno? Solo se sta poco a buono. Non lo saccio, quando non sto spicciato torno. Da una mano, non preoccupatevi, vi rimo appresso. Ma che ci vengo a fare una settimana che non si fa fuori? E poi se caggio bene. Non mi importa, a colpo è soltanto a me, me la giacchina di solo. È partuto, se non a me chi l'è partuto? E oggi di mano parteranno pure innamorate vostre. E si partono a salutare a noi. Saluta a noi? Già. A me non mi piace, mi è curto. Oh ne, tu capisci mai niente. Cace, stanno chi sti guai, che lei penso curto o lungo. Donna ma, o figlio vostro ha pigliato due capette per stasera, che potessero io andare sul re. Intendiamoci, un re una volta. Poi queste sono che sigarette che vanno a tenersi nel forcello e che se non pigliette che vanno a stare buio. La domenica. Cara donna Amalia, teccheri, ah teccheri, come se dicesse tenite. Teccheri il pacchetto di sigarette che vi ha portato il sergente inglese. Ma però il sergente inglese ha voluto un aumento di 10 lire a pacchetto. Io ho detto, ma come? Voi siete inglesi? Sam, impara da canzone.
Così come mi regolo io, regolatevi pure voi per non andarci a quel servizio l'una con l'altra. Ah sì, se volete andare dentro. Donna ma, permettete, sono pulito e mi ha chiamato. Ah, che bello odore di profumo delicato. Ho tenuto un buono. Quanto mi piace la cura del personale. E che se ho quella portata sette bollizze? E per quale motivo mi aveva portato sette bollizze? No, mi credevo, la raga tutto quanto rende piccola dice a nuovo capuglio, insomma, casetto bollizzo. Ma che dici? Ma che non dici questi quattro? Niente, non vi viate collera, io parlo così, ma non lo faccio per male, sono stupida e a volte rido io sola. Ma perché rido? E niente, tu che nerva questa risata? Eccomi, è passata. Eccomi qua, donna mamma, servitore vostro. Tanti auguri e buona salute. Sarei venuto prima, ma già ho avuto a far parte di qua un po' Calabria. Oh no, ma tua casa c'è non è che fa? Casomai ci sono uscita, perciò sto qua. Se no che non so c'è quando c'è stato voi me ne devo andare io, dato che... Ma come è nata la volta? Quella è una debolezza, permettete. Ma perché fanno si vuote quello? Dunque... Buongiorno. Buongiorno signori, volete qualche cosa? Sì, sì, capace, dice una parola in dastruvasci. Volevo parlare un po' con la vostra coscienza. Ho saputo che tutti e due quattro miei li avete comprati voi, mi faccio i miei auguri. Ma per l'invenzione dell'avvocato, sulla casa dove abito, con mia moglie, con tre creature, a domani vago. E allora scusate, che volete fare? La società mi deve liquidare quasi 80.000 lire, si tratta di giorni. Nonna ma, fatelo perché il creatore mi... Ma scusate, ma voi sapete dove sta questa piglia? Ma perché quando eri in casa mi sono state riuno, si mi è venuto al buio? Mo mi dispiace, ma questo mi trovo. E due quartini a casa dove state voi. Mo lasciateci che vi manco fa, iate, ragioni. Va bene, non vi adirate, ne vado. Mo credo...